Marcello Foa, giornalista di scuola montanelliana, saggista, scrittore e professore universitario di giornalismo internazionale e comunicazione. Manipolazione dell'informazione in ambito medico-scientifico. Ci può spiegare meglio come si realizza e fare qualche esempio? Sì, diciamo così, io innanzitutto premetto qual è la mia posizione. Io credo alla medicina tradizionale. Se noi vediamo le statistiche sulla longevità delle persone, le paragoniamo a qualche decennio fa, non c'è dubbio che oggi noi stiamo meglio, viviamo più a lungo, per cui sarebbe sciocco mettere in dubbio i progressi che sono fatti fino ad oggi. Però purtroppo anche in ambito medico-scientifico esistono delle condizioni o delle situazioni soprattutto in cui la tentazione di approfittare a volte anche della buona fede delle persone o di perseguire interessi anche economici in maniera, secondo me, che va oltre i limiti etici è evidente. E talvolta anche ci si procede alla criminalizzazione delle cosiddette cure alternative, che in realtà non sono cure alternative, sono spesso cure complementari, ovvero offrono la possibilità di migliorare il proprio corpo senza necessariamente ricorrere ai farmaci. E tutto questo perché lo dico? Perché anche in ambito medico-scientifico, come altrove, esistono delle situazioni in cui si procede alla manipolazione delle notizie. Faccio un esempio. Recentemente abbiamo scoperto che l'associazione dei produttori di zucchero americana, cito a memoria ma credo di non sbagliarmi, aveva 50 anni fa di fatto corrotto dei ricercatori di Harvard affinché nascondessero i risultati delle loro ricerche sull'impatto degli zuccheri sul sistema cardiocircolatorio, pagandoli. Questa è corruzione. E la notizia, questo ha permesso all'associazione di ovviamente diffondere dei dati scientifici che in realtà erano ingannevoli. Oppure si usa con una certa disinvoltura la tecnica, cosiddetta tecnica della terza parte, ovvero io se dico che il tal farmaco funziona molto bene, sono il produttore del farmaco, la credibilità è bassa. Perché la gente dice, beh certo che mi dici, come chiedere il vino all'oste, no? Il solito esempio che si fa. Però se invece a certificare la validità di quel farmaco o di quel trattamento è un ente terzo, allora ecco che tutto assume una valenza diversa, perché dice, non sono io che lo dico, lo dice il famoso istituto, la famosa università, il famoso centro studi di ricerca. Il problema qual è? Il problema è che quando questa valutazione è fatta in maniera oggettiva è un contributo corretto. Quando invece a finanziare questo istituto è la stessa stessa industriale dei farmaci, allora ovviamente quella ricerca è bacata, però il pubblico non viene a saperlo, non si viene quasi mai a saperlo. Addirittura c'è una quarta, quinta parte, cioè a volte l'interesse non è nemmeno mediato, ma è stramediato. E questo è un rischio molto forte, queste tecniche vengono usate e purtroppo i giornalisti non se ne accorgono. Nello stesso ambito capita, ad esempio, se noi andiamo a cercare ricerche sul cioccolato, scopriamo di tutto, c'è il cioccolato che rende più intelligenti, il cioccolato che fa bene al cuore, addirittura c'è uno studio che dice che il cioccolato fa dimagrire, oppure addirittura che non è vero che il cioccolato fa venire i brufoli degli adolescenti, cioè esce fuori di tutto. Allora, la difficoltà è quali di questi studi sono veri studi neutrali, quali di questi studi sono indirettamente condizionati. E queste sono riflessioni che io faccio e che vi propongo. L'informazione medico-scientifica è in mano a un'editoria specializzata che in oltre il 65% dei casi ha finalità di profitto. Come difendersi quando è in gioco la vita? Diciamo così, qui c'è sempre il problema del condizionamento implicito della pubblicità. Allora, se tu dipendi dalla pubblicità, non farai mai, ti guarderai un po' dall'attaccare o dal criticare colui che ti fa la pubblicità. È umano, non c'è niente,
non c'è niente da dire al riguardo. Io devo dire però che internet da questo punto di vista è un aiuto, nel senso, su internet si trova di tutto. Però oggi, mentre un tempo o tu leggevi la tal rivista e era difficile che tu potessi avere accesso ad altre fonti, oggi attraverso internet tu puoi farti perlomeno venire dei dubbi. Ecco che paradossalmente oggi è più facile capire meglio la propria malattia e capire meglio anche come potersi difendere, con un rischio, bisogna essere equilibrati, che a volte invece si va all'estremo, cioè su internet si legge di tutto e a volte si leggono anche delle controbufale scientifiche, ecco. Però tendenzialmente questo rischio di venire indottrinati perché la rivista è sostenuta da ragioni commerciali oggi è diminuito. Manipolazione dell'informazione e vaccini, che idea si è fatto? Mi sono fatto un'idea, innanzitutto io vivo in Svizzera, lavoro in Svizzera, nel Canton Ticino i vaccini non sono obbligatori. Qui la gente può scegliere di non vaccinarsi e la popolazione non è particolarmente malata. Lo stesso ad esempio avveniva in Francia fino a Macron. Macron ha proposto un disegno di legge che credo sia stato approvato, che istituisce come in Italia 11 o 12 vaccini simultaneamente. Allora anche lì io affronto questo tema con buon senso. Ovvero, io e miei figli sono nati in Italia, sono stati vaccinati con i vaccini previsti quando erano bambini. Io credo che bisogna essere ragionevoli. Io non sono un medico, però conosco abbastanza bene il corpo umano e ho parlato con dei medici che ti dicono: iniettare 12 vaccini in un arco di tempo molto ristretto nel corpo di un bambino provochi uno shock al corpo del bambino molto forte, che rischia di danneggiare quello che è il suo normale equilibrio. E perché questo viene fatto? Io non ho una risposta certa, però ci sono molte risposte possibili. C'è chi dice che ci guadagnano sui vaccini, c'è chi dice che invece in questa maniera provochi ad esempio un aumento delle allergie o delle malattie indotte che inducono poi il consumo dei farmaci. Io non so quale sia la risposta. Da osservatore di buon senso dico: il numero dei vaccini è troppo elevato, non è una cosa ragionevole. Secondo me i vaccini dovrebbero essere limitati allo stretto indispensabile e solo per malattie davvero gravi. La poliomielite, ad esempio, ecco, nessuno, non vediamo più gente che ha difetti fisici di un malato di poliomielite. Ecco, in questo caso la vaccinazione, questo avviene da quando c'è la vaccinazione. Però iniettare 12 vaccini, io da bambino non c'era il vaccino contro la rosolia, neanche il morbillo, e vabbè, non era una malattia così terrorizzante come è oggi, cioè ce la siamo fatta tutti, almeno questa malattia. Per cui c'è anche molta strumentalizzazione e forse quello che provoca poi una reazione da parte del pubblico è proprio la sensazione di essere ingannati. E poi lo dimostra il Canton Ticino, lo dimostra la Francia, lo dimostrano altri paesi, non è necessario imporre i vaccini. La maggior parte della popolazione cura il benessere dei propri figli e se parla a fiducia nel proprio medico, il medico consiglia di fare un certo tipo di vaccino, la maggior parte della gente lo fa. Però un conto è un consiglio medico ragionato, un conto è un'imposizione di uno Stato che criminalizza chi osa mettere in dubbio. Per cui oggi siamo arrivati a questo punto e secondo me è questo l'aspetto inquietante. 12, 10, 11, quanti sono? È troppo.